La brecial fiorata di Acquaviva Platani il 29 giugno 2019 in piazza San Pietro. Una delegazione di acquavivesi fra volontari ed amministratori guidati dalla presidentessa della Pro Loco Crocetta Federico ha approntato sotto i caldi raggi del sole in piazza San Pietro l'apprezzato pannello artistico finito sotto i riflettori delle diverse TV locali e nazionali. Non si sono mai stancati di annunciare, di vivere in missione, in cammino, dalla terra di Gesù fino a Roma. Qui lo hanno testimoniato sino alla fine, dando la vita come martiri. Se andiamo alle radici della loro testimonianza, lì scopriamo testimoni di vita, testimoni di perdono, testimoni di Gesù. Sono testimoni di vita, eppure le loro vite non sono state pulite e lineari. Entrambi erano di indole molto religiosa. Pietro, discepolo della prima ora, Paolo persino accanto nel sostenere la tradizione dei padri, ma fecero sbagli enormi. Pietro arrivò a rinnegare il Signore, Paolo a perseguitare la Chiesa di Dio. Tutti e due furono messi a nudo dalle domande di Gesù. Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Saulo, Saulo. Nella festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, Papa Francesco ha fatto gli auguri a chi vive in questa città ed ha esortato a reagire con senso civico ai problemi della società. Domenica scorsa Bergoglio aveva descritto Roma come affamata di amore e di cure che soffre di degrado e abbandono. In Basilica Vaticana oggi il Papa ha consegnato a 31 arcivescovi il pallio, la sciarpa di lana, simbolo di servizio e fedeltà.